Sono trascorsi ben 14 anni dall'ultima sagra delle pesche che dal 1977 ininterrottamente si teneva ad Avaglio, un piccolo borgo di 150 anime nel comune di Marliana. Questo nel periodo estivo, la metà durante l'inverno. Il 2024 è l'anno della rinascita, l'anno in cui i paesani tutti tornano ad occuparsi per 3 giorni, dal 2 al 3 di agosto, dei festeggiamenti, anche se ormai la pesca è per lo più solo nel nome. Da anni, forse da decenni, infatti, la pesca da Avaglio non è più il prodotto trainante dell'economia locale, come invece lo era negli anni 70. E nel 1977 ci è venuta un'idea di fare la prima sagra delle pesche. Il perché? Perché era un posto, Avaglio, un paese che all'epoca era una, diciamo, aveva degli impianti di pescheti molto importanti, che era una fonte molto importante di guadagno, cioè la gente che lavorava la terra con il grano eccetera eccetera, gli venne l'idea di fare delle piantagioni di peschi, e centralmente tutti, anche il babbo suo, mio babbo, hanno coltivato questi peschi, e di lì ci venne l'idea di fare una festa, prima festa delle pesche, dove si distribuiva le pesche, era la cosa più importante, ma prima si intratteneva le persone facendo dei giochi, poi c'era la serata danzante, e quando si arrivava verso le 11 mezzanotte si faceva in mispesca. Tra i promotori di questa rinascita c'è sicuramente la Procive Arci Marliana, che ha voluto a tutti i costi inserirla nell'attività dell'associazione del 2024. Naturalmente, conservando la storicità della manifestazione, abbiamo portato alcune innovazioni. Abbiamo portato prima le cucine, la cucina veniva fatta nelle piazzette, ora viene fatta tutta qui, viene svolta tutta nella piazza principale, che è Piazza San Michele. Viene portati, abbiamo la partecipazione dei boscaioli per una manifestazione biathlon, abbiamo una camminata. Ecco, cerchiamo di riportare un po' nella storicità e un po' nell'innovazione questa saga della pesca, in collaborazione anche con l'Associazione Culturale di Avaglio, che ci appoggia e ci dà una mano.